questo è il primo progetto che realizziamo, già altri municipi chiaramente sono in attività per replicare questo mercato solidale. Sostanzialmente abbiamo voluto cogliere una delle cose che in questo periodo è saltata subito agli occhi, che è la generosità dei romani a 360 gradi, e abbiamo voluto consolidarla in un'esperienza che possa rimanere anche dopo che questa emergenza sarà cessata, ossia la capacità di aiutarsi gli uni con gli altri, e in questo caso anche chi ha più bisogno recupera anche quella dignità del gesto del fare la spesa, quindi non solo ricevere il pacco a casa, della qualcosa siamo comunque tutti molto grati, ma anche la possibilità di scegliere il prodotto, fare la spesa, è un piccolo passo per il recupero della, no, dell'autostima, certo, che forse certo, proprio in un momento in cui c'è un po' di difficoltà è necessario consolidare. Quindi complimenti, una bellissima iniziativa, ne seguiranno a breve molte altre. Ma quanto ammonta la tessera? La tessera mensile? Dipende. Guardate, dopo se fate un passaggio, qua ci sono tutte le specifiche. Quindi il costo inferiore è in relazione alla tessera, cioè al monte spendibile. No, spendibile. La tessera è un punteggio, come una carta prepagata. Il cittadino viene assegnato a seconda della tipologia di famiglia, il numero dei familiari, eccetera, eccetera. Quindi ogni nucleo ha una tessera con un monte, come se fosse una prepagata, con delle integrazioni anche per i bambini, in questo caso che vengono segnate sulla tessera, e sulla base anche delle necessità poi i servizi sociali hanno un quadro chiaro di chi ha bisogno e assegneranno i punti anche sul numero dei componenti familiari, ma anche sulle necessità vere. Se per caso, guarda, abbiamo fatto anche una cosa bellissima, perché sono arrivati dei prodotti per gli animali, che non rientrano in un paniere di prima necessità, ma per cui chi vorrà potrà prendere anche prodotti per gli animali, che ce li stanno dando, ce li donano, per cui usciamo anche fuori da quello che è lo schema, lì dove c'è bisogno, senza essere troppo elastici, perché dove c'è la necessità non puoi essere rigido, secondo me devi cercare di aiutare il più possibile le persone. Grazie.